se sei sinistro in senso orario. Quindi mentre giochi ci sono esercizi. Ci sono esercizi che accelerano, altri che frenano. Quindi se sei costruito un film lungo. Io ho degli amici bravissimi, giocatori bravissimi, che fanno solo numeri difficili, è vero, solo numeri difficili. Nel senso, sono lì che giocano, fanno un numero difficile e poi spingono. Poi fanno un numero difficile e poi spingono. Che noia! Quindi numeri difficili sì, per carità, ma bisogna metterli insieme quando vado a fare una routine rispettando queste regole. E quindi avrei una domanda da farvi. Secondo voi, il piano, l'asso e il senso di rotazione sono una fortuna del piano? Vi do la mia opinione, che conta come il due di spade quando brisco le coppe, però... Alzi le mani. Cosa vuoi? Perfetto, molto piano, senza parlare degli altri, giro largo. Venga. Sono convinto che si sta giudicando. Tommy, secondo me questo, l'asse piano e il senso, che sono regole in più, i soldi in Italia sono di fatti, le regole in più ci sono le sfide. Secondo me invece è una fortuna, in questo caso è una fortuna per due motivi. Il primo, l'asse e il piano puliscono lo spazio, sono obbligato a seguire un ordine. Non puoi muoverti come vuoi, ma devi essere ordinato. Secondo motivo, per accelerare, devo fare dei movimenti circolari. L'occhio umano, il vostro occhio, anche l'occhio non allenato, riconosce ordine circolare come peggio, naturalmente peggio. Per questo motivo il diavolo è un po' più fortuna. Detto ciò, vi faccio vedere un esercizio per il quale mi alleno da ormai 17 anni, tu dirai tempo buttato via, no, bisogna prima guardare, non è lo spogliarello, non preoccupatevi. Prima che mi parlo devo dire due cose, la prima, Caprino Rosso, siedi. Stavo dicendo, amici miei, vi devo dire due cose velocissime. Il primo, dicevo, sono 17 anni che mi alleno, vedrete quello che è. Il secondo, importante, se siete interessati alla fisica di queste cose, perché non sono più da lì, l'AI, la fisica, mi ha fatto scrivere un libro su queste cose che è invitato a farlo di qui, dopo se volete. Le camere. Detto ciò, arrivo subito e facciamo questo pezzo di gigoleria e poi ci salutiamo. Stanco.